Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Dilaga in questi giorni e in queste ore il panico generalizzato per quel che concerne la diffusione incontenibile del coronavirus a partire dalla Cina. Si tratta, come è stato appurato, di un virus pericolosissimo rispetto al quale i sistemi immunitari umani non risultano ancora essere attrezzati, per così dire. Ciò che stupisce, al netto delle vittime che sono state causate da questo virus, al netto della diffusione ormai planetaria che esso, a partire dall'epicentro cinese, sta avendo, al netto di queste considerazioni che sono state largamente svolte dalla stampa, dalla televisione e dagli specialisti in virologia che sono stati interpellati, al netto di queste considerazioni manca ad oggi, io credo, una seria riflessione che con un approccio critico sollevi la questione delle questioni, che è una questione di ordine squisitamente politico e geopolitico. Nel tempo delle armi di distruzione di massa, delle guerre batteriologiche e ancora delle armi chimiche, stupisce in effetti che nessuno abbia ancora seriamente e con vigoria posto la questione relativa all'impiego politico di questo virus, non solo all'utilizzo chiaramente politico che si potrebbe fare ormai dei virus e dei batteri, ma segnatamente la domanda fondamentale che occorre porre in maniera socratica, sollevando dubbi più che seminando certezze, è la seguente. Siamo davvero certi che questo virus sia scaturito in maniera naturale e si stia abbattendo ora sull'umanità tutta a partire dalla Cina come se si trattasse di uno tsunami o di un terremoto? O non dobbiamo forse sospettare che si tratti di qualcosa prodotto in laboratorio, qualcosa che viene utilizzato in maniera squisitamente politica per destabilizzare la Cina? Non è un mistero, in effetti, che ci troviamo già da tempo nel cuore di una sorta di inedita guerra fredda che vede contrapposta non tanto l'America alla Russia, certo vi è anche quell'aspetto, ma precipuamente l'America alla Cina. Si ricordi la vicenda del Huawei, si ricordi la tensione economica che da tempo si protrae tra la monarchia dell'hamburger e l'antica civiltà cinese, a cui non viene perdonato il fatto che oggi, con il famoso balzo in avanti, si trova a competere direttamente con le più grandi potenze mondiali dell'economia e della politica. In sostanza, questo virus, se avesse un'intelligenza, si direbbe che senz'altro ha un'intelligenza filoatlantista e anticinese, ha un'intelligenza geopoliticamente corretta, se volessimo dir così. Non soltanto perché scaturisce in un momento assolutamente topico di questa nuova guerra fredda tra Cina e Stati Uniti, ma anche in ragione del fatto che sta colpendo letteralmente l'economia cinese con danni di entità enorme, come ci assicurano gli economisti e come hanno ripetuto a piè sospinto i principali giornali e telegiornali nazionali e non solo. In sostanza, il sottoscritto non è un esperto di virus e di medicina, ma ha, come dire, nella sua vicenda personale una simpatia, un legame profondo con l'interrogare socratico. Ti estin, domandava Socrate nell'agorà ateniese. Che cos'è? Che cos'è l'essenza delle cose che ci stanno dinanzi? Occorre sempre problematizzare la realtà. Anzi, il compito primario, Socrate docet, della filosofia è mettere in discussione l'ovvio, restituendo a una libera discussione critica ciò che per varie ragioni pare sottratto a una libera discussione critica. E nel caso specifico la domanda socratica da porre, ripetendo che non abbiamo risposte, è la seguente. Siamo davvero sicuri che il virus che sta letteralmente diffondendosi su scala mondiale, mettendo in ginocchio per certi versi l'economia cinese, sia qualcosa di naturale e sorto per caso? Bisogna naturalmente evitare l'atteggiamento di pura critica distruttiva e scettica di chi, ad esempio, volesse pensare che è tutta un'invenzione che non esiste. Costoro sarebbero i novelli Don Ferrante, il quale Don Ferrante nel romanzo manzoniano, come noto, non potendo stabilire se la peste fosse accidente o sostanza, credeva alla sua inesistenza e finì infine per morirne.
Ecco, al netto di tutto questo e al di là di ogni sciocco dubbio infondato, occorre sollevare criticamente la domanda. Qual è la reale entità di questo virus? Siamo certi che sia qualcosa di puramente naturale? Non ha un retroterra anche politico e geopolitico? Tante domande e nessuna risposta, ma il compito primario della ragion critica è quello di tenere sempre vigile e desta la ragione, di modo che essa non si adegui inerzialmente alle verità precostituite e politicamente corrette. Radioattività con Diego Fusaro.